Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il venerdì e stiamo arrivando alla conclusione delle letture di questa settimana, ma non alla conclusione di un libro. Anzi, abbiamo concluso ieri il libro di Prima Samuele. Quest'oggi però noi inizieremo la lettura di un altro libro della parola di Dio. Questo è un cammino di lettura della Bibbia. Stiamo leggendo tutti i 66 libri della Bibbia, sia dell'Antico come del Nuovo Testamento, e quindi leggendo i libri nell'ordine in cui noi abbiamo nella Bibbia. Non stiamo leggendo necessariamente nell'ordine cronologico, ma leggendo secondo l'ordine che noi troviamo nella Sacra Scrittura. Quindi noi incominceremo quest'oggi a leggere il libro di Secondo Samuele. Quindi vieni con me a leggere la parola del Signore tutti i giorni, da lunedì al venerdì a mezzogiorno, oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi. Parola del nostro Signore. Oggi che è il venerdì 9 di luglio del 2021, noi leggeremo i primi due capitoli, Seconda Samuele capitolo 1 e Seconda Samuele capitolo 2, parola del nostro Signore. Dopo la morte di Saul, Davide, tornato dalla vittoria sugli Amalechiti, si fermò due giorni a Siclag. Il terzo giorno arrivò dall'accampamento di Saul un uomo con le vesti stracciate e con il capo cosparso di polvere. Giunto in presenza di Davide, si gettò a terra e gli si prostrò davanti. Davide gli chiese: «Da dove vieni?» L'altro rispose: «Sono fuggito dall'accampamento di Israele». Davide gli disse: «Ma che cos'è successo? Dimmelo, ti prego!» Egli rispose: «Il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti morti, e anche Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti». Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose: «Come sai tu che Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti?» Il giovane che gli raccontava queste cose disse: «Mi trovavo per caso sul monte Gilboa e vidi Saul che si appoggiava sulla sua lancia e i carri e i cavalieri stavano per raggiungerlo. Egli si voltò indietro, mi mise e mi chiamò. Io risposi: eccomi. Egli mi chiese: chi sei? Gli rispose: sono una malechita. Egli mi disse: avvicinati a me e finiscimi, perché sono preso da vertigine, anche se sono ancora vivo. Io dunque mi avvicinai, lo uccisi, perché sapevo che una volta caduto non avrebbe più potuto vivere. Poi presi il diadema che gli aveva in capo, il braccialetto che aveva al braccio, e li ho portati qui al mio Signore». Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò. Lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Fecero cordoglio e piansero, digiunarono fino a sera, a motivo di Saul e di Jonathan, suo figlio, e del popolo del Signore e della casa di Israele, perché erano caduti in battaglia. Poi Davide chiese al giovane che gli aveva raccontato quelle cose: di dove sei? Quelli rispose: sono figlio di uno straniero, di una amalechita. Davide gli disse: come mai non hai temuto di stendere la mano per uccidere l'unto del Signore? Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse: avvicinati e colpisci costui. Questo lo colpì ed egli morì. Davide gli disse: il tuo sangue ricada sul tuo capo, perché la tua bocca ha testimoniato contro di te, quando hai detto: io ho ucciso l'unto del Signore. Allora Davide compose questo canto funebre sul Saul e suo figlio Jonathan, e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. È il canto dell'arco, si trova scritto nel libro del Giusto. Il fiore dei figli, o Israele, giace ucciso sulle tue alture. Come mai sono caduti quei prodi? Non portate la notizia a Gat, non lo pubblicate per le strade di Ascalon. Le figlie dei Filistei ne gioirebbero, le figlie degli incirconcisi ne farebbero festa. O monte di Gilboa, su di voi non cada più né rugiada né pioggia, i vostri campi non diano più primizie per le offerte, poiché là fu gettato via lo scudo dei prodi, lo scudo di Saulo, che l'olio non ungerà più. L'arco di Jonathan non tornava mai dalla battaglia senza aver sparso sangue di uccisi, senza avere trafitto grasso di prodi, e la spada di Saul non tornava indietro senza avere colpito.
Saulo e Jonathan, tanto amati e cari, mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figli di Israele, piangete su Saulo, egli vi rivestiva deliziosamente di scarlatto, alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro. Come mai sono caduti i prodi in mezzo alla battaglia? Come mai venne ucciso Jonathan sulle tue alture? Io sono in angoscia a motivo di te, Jonathan, fratello mio. Tu mi eri molto caro e l'amore tuo per me era più meraviglioso dell'amore delle donne. Come mai sono caduti i prodi? Come mai sono state infrante le loro armi? Secondo Samuele capitolo 2. Dopo questo, Davide consultò il Signore e disse: «Devo salire in qualcuna delle città di Giuda?» Il Signore gli rispose: «Sali». Davide chiese: «Dove devo andare?» Il Signore rispose: «A Hebron». Davide dunque salì con le sue mogli, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Davide vi condusse pure la gente che era con lui, ciascuno con la sua famiglia, e si stabilirono nelle città di Hebron. Gli uomini di Giuda vennero e unsero là Davide come re della casa di Giuda. Fu riferito a Davide che erano stati gli uomini di Jabes, di Galaad e a seppellire Saul. Allora Davide inviò dei messaggeri a Jabes di Galaad e fece dire: «Siate benedetti dal Signore, voi che avete mostrato questo atto di lealtà verso Saul, vostro Signore, dandogli sepoltura. Ora, il Signore mostri a voi la sua bontà e la sua fedeltà. Anche io vi farò del bene perché avete agito così. Ora si rafforzino le vostre mani e siate uomini valorosi perché il vostro signore Saul è morto e la casa di Giuda mi ha unto come re su di essa. Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Isbofet, figlio di Saul, e lo fece passare a Manaim e lo nominò re di Galaad, degli Assuri, e di Israel, di Efraim, Beniamino e di tutto Israele. Isboset, figlio di Saul, aveva 40 anni quando fu fatto re di Israele e regnò 2 anni. Ma la casa di Giuda seguì Davide. Davide regnò a Hebron, nella casa di Giuda, per 7 anni e 6 mesi. Abner, figlio di Ner, e la sua gente di Isboset, figlio di Saul, uscirono da Manaim per marciare verso Gabaon. Joab, figlio di Seruia, e la gente di Davide si misero anche essi in marcia, si incontrarono presso lo stagno di Gabaon e si fermarono gli uni da un lato e dall'altro stagno, e gli altri dalla parte opposta. Allora Abner disse a Joab: «Vengono dei giovani e si affrontino con la spada in nostra presenza». E Joab rispose: «Vadano pure». Quelli dunque si mossero e si fecero avanti in numero uguale, 12 per Beniamino e per Isbofet, e figlio di Saul, e 12 della gente di Davide, ciascuno di essi presso l'avversario per la testa, gli spiantò la spada nel fianco, così caddero tutti insieme. Perciò quel luogo che è vicino a Gabaon fu chiamato Kelkat Azurim. In quel giorno vi fu una violenta battaglia nella quale Abner con la gente di Israele fu sconfitto dalla gente di Davide. C'erano là i 3 figli di Seruia, Joab, Abisai e Asael. Asael era veloce come una gazella della campagna. Asael si mise a inseguire Abner e non si voltava per andare a destra o a sinistra, ma correva dietro ad Abner. Abner, guardandosi alle spalle, disse: «Sei tu, Asael?» Questi rispose: «Sono io». Abner gli disse: «Voltati a destra o a sinistra. Afferra uno di quei giovani e prenditi le sue spoglie». Ma Asael non vuole smettere di inseguirlo. Abner di nuovo gli disse: «Smetti di inseguirmi, perché obbligarmi a inchiodarti al suolo? Come potrei poi alzare la fronte davanti a tuo fratello Joab?» Ma egli si rifiutò di cambiare strada. Allora Abner, con la sua estremità inferiore della lancia, lo colpì nel ventre e la lancia lo trapassò. Asael cade
e morì in quello stesso giorno, in quanti passavano di là, dove egli era caduto morto e si fermavano. Ma Joab e Abisai inseguirono Abner, e il sole tramontava quando giunsero al colle di Amma, che è di fronte a Ghia, sulla via del deserto di Gabaon. I figli di Beniamino si radunarono dietro Abner, formarono una schiera compatta e si fermarono in vetta a una collina. Allora Abner chiamò Joab e disse: «La spada divorerà per sempre? Non sai che quella alla fine ci sarà dell'amaro? Quando verrà dunque il momento che ordinerai al popolo di non dare più la caccia ai suoi fratelli?» Joab rispose: «Come è vero che Dio vive, se tu non avessi parlato, il popolo non avrebbe smesso di inseguire i suoi fratelli prima di domani mattina». Allora Joab suonò la tromba e tutto il popolo si fermò senza più inseguire Israele e cessò di combattere. Abner e la sua gente camminarono tutta quella notte per la campagna, passarono il Giordano, attraversarono tutto il Bitron e giunsero a Maanaim. Anche Joab tornò dall'inseguire Abner e dopo aver radunato tutto il popolo risultò che di quella gente di Davide mancavano 19 uomini e Asael. Ma la gente di Davide aveva ucciso 360 uomini dei Beniamiti e della gente di Abner. Portarono via Asael e lo seppellirono nella tomba di suo padre a Betlemme. Poi Joab e la sua gente camminarono tutta la notte e il giorno spuntava quando giunsero a Hebron. Parola del Signore. Io ti aspetto perché lunedì noi possiamo dare continuità a questa storia. La storia di Saul e di Jonathan è finita, ma la storia di Davide continua. Quindi vieni con me ad ascoltare la parola del Signore lunedì. Se il Signore così vorrà, noi saremo qui per leggere la parola del Signore da lunedì al venerdì a mezzogiorno su questo canale. Metti un like, condividi, iscriviti su questo canale. Se hai una richiesta di preghiera, inviami la nel 340-237-9339. E non solo questo, vieni a partecipare alla parola del Signore ascoltando la predica ogni domenica in via Romagna 268 a Cesena alle ore 10:30, oppure a Rimini in via Cesare Pavese numero 8. Vieni ad ascoltare la parola del Signore. Che Dio ti benedica nel nome di Cristo Gesù.